l'essenza della vita cristiana è la comunione, la Trinità. Allora noi che facciamo? La superiamo e la trasportiamo, scusate. Vabbè, quindi ci incontriamo, facciamo delle belle discussioni, degli approfondimenti su di un tema e pensiamo che questo significa essere cristiani. Vabbè, invece non è così. No, noi dobbiamo esercitarci nella comunione, cioè se io e Margherita facciamo una discussione sulla comunione, poi dopo su, questo per conto mio, io non comunico quello che ho detto, lei non mi comunica quello che ha detto, noi non facciamo l'esperienza cristiana, capito? Perché il modello della nostra vita cristiana è la Santissima Trinità, nascere San Vincenzo de Paoli, il servizio ai poveri. Cioè sempre fa nascere Chiara in un momento di disgregazione generale dell'umanità, eravamo nel conflitto, nella seconda guerra mondiale, quindi il mondo intero era così in una fornace di morte, insomma, no? Diviso, spaccato, l'est, noi occidentali, gli americani, eccetera. Allora fa nascere questo cemento di unità, lo spirito che guida la sua Chiesa, l'umanità, vuole essere diventato un patrimonio generale della Chiesa, va bene? Quindi esercitarci in questa tecnica dell'unità, della comunione. Bene, questa scuola dà gli elementi, parteciperanno, quindi sarà qualcosa di molto bello, insomma. Poi ci viene cosa fare come la vissuta. E la pizza che vogliamo fare, in pratica vuole essere economico a quelli che vanno, perché i costi sono piuttosto elevati, allora per consentire a chi va di poter partecipare, ci stiamo, Francesca non diceva, di queste attività che facciamo, che servono anche per abbattere un po' i costi, no? Perché soprattutto i giovani non è che possono avere a disposizione 400-500 euro per al 5 giorni. Io mi adatto perché mi ha aiutato a vivere la volontà di Dio, cioè di mia mamma. E, è stato un evento, diciamo, che è vissuto, che ho cercato di vivere nella volontà di Dio con tanto amore. E mia mamma, ci siamo ritrovate tre sorelle, cioè senza l'appoggio anche dei miei. Però, ecco, vivendo bene quel momento, ho visto veramente la grazia di Dio, perché le mie sorelle si sono date da fare in una maniera, ecco, molto concorde. E poi la cosa bella è che il momento della messa del funerale, ecco, c'è stata una comunione profonda, no? E così mia mamma ha potuto anche avere una celebrazione gioiosa, diciamo, pur nella sofferenza. Ecco, e domingo, quando le ho detto che stavo partendo, mi ha detto: Dio, le chiedo una volontà di Dio molto forte, no? E però a tutti voi, perché trovo la forza, una forza straordinaria di Dio, anche l'affetto e la comunione della mamma. Innamorami di te, amore grande, amore puro, amore vero. Innamorami di te per gli altri giorni, altri domani, altri perché. Innamorami di te perché sono piccolo di fronte. Innamorami di te per vivere insieme. Innamorami di te mentre guardo in alto e poi ti scopro dentro me. Innamorami di te perché fatico a risalire la sorgente. Quel mio sole che sei tu, rischiari l'alba, la mia vita, la mia gioia. Innamorami di te per riscoprirti sempre nuovo, amore mio. Innamorami di te, innamorami di te, innamorami di te. Innamorami di te, innamorami di te, innamorami di te.
non possiamo non collegarci alla vita, alla parola di vita del mese scorso, anzi la del mese scorso non dobbiamo mai dimenticarla, perché sono questi tre momenti per poter rinnovarci, questo non farci coinvolgere dalla cultura del tempo, la mentalità imperante. Come si fa? Trasformare, è lo scopo proprio della parola di Dio, creare in noi una personalità cristiana, da figli di Dio. E questo ci fa scoprire la volontà di Dio. Sono tre momenti, che però sono un solo momento. Sono tre, ma sono anche uno solo. Praticamente acquistiamo una mentalità nuova e acquistiamo la capacità di discernere quello che Dio vuole da noi, no? Il discernimento. E questo in fondo, questo è lo scopo della parola di Dio, questo è l'impegno. E qui questa frase non dovrei mai dimenticarla, perché siamo sottoposti a un continuo bombardamento imperante che ci coinvolge in tutto. Il modo di parlare, di vestire, di agire, di vedere, insomma, tutto questo. È andare controcorrente.